Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a scoprire tutte le novità che ci saranno per la prossima stagione. Tutti i leak che stanno girando in giro, tutte le novità confermate, quelle non molto, e tutte le cose che possiamo aspettarci per la stagione 4 che arriverà tra meno di 10 giorni. Innanzitutto vi ricordo di andare nel negozio oggetti e inserire il codice creatore Dave14 quando andrete a fare un acquisto. Qualsiasi acquisto fatto col mio codice mi supporterà un sacco, quindi grazie mille a tutti i campioni che lo usano. E ora andiamo a scoprire tutto quello che dobbiamo sapere. Allora, sappiamo tutti quanti che circola in giro questa foto che rappresenta una mano che esce da una melma metallica strana, sospettosa, misteriosa, che è stata trapelata per sbaglio dal Nintendo Switch eShop e dovrebbe essere l'immagine probabile della prossima stagione, quella che ci sarà quando vai sul menu delle console e selezioni il gioco da startare. Da questa immagine molte persone si sono preoccupate per il fatto che potrebbe essere la skin di Paradigma, la pilota del mecha che abbiamo visto nello scorso evento, uno dei personaggi dei 7 che è scomparso, che poi è ritornato dopo mesi, anni, che stagioni di season che non si faceva vedere, ed è tornato vincendo contro l'ordine immaginario, tra virgolette. Parlando proprio di Paradigma, che sembra essere la protagonista di questa immagine, sembra proprio la sua mano, della sua armatura, a quanto pare Epic Games ha proprio confermato che l'attrice di Paradigma, la voice actor, l'attrice la doppiata nella lingua inglese ovviamente, è Brie Larson, cioè la famosissima attrice che tutti quanti conosciamo, che ha recitato in Captain Marvel. A quanto pare lei, proprio come The Rock che rappresenta Fondazione, sarà la maschera, la persona sotto la maschera che sta dietro questo personaggio. E infatti dicono che per la prossima stagione potrebbe uscire nel pass battaglia proprio la sua skin, con la possibilità di togliergli la maschera proprio come The Rock nella sua emote e vedere proprio la faccia di Brie Larson, ovviamente resa su Fortnite. Sarà molto strano, ma molto carina come cosa, molto bella. Parlando poi di altre skin che arriveranno nel prossimo pass battaglia, abbiamo questa versione di Miauscolo o Kit. Emo? Goth? Dark? Adolescente con problemi di esprimere felicità? Non so come descriverlo sinceramente, intuitelo un po' voi chi è questo personaggio. Questa qui sembra confermata da tutti quanti i leaker nel mondo che potrebbe essere una skin che sarà nel prossimo pass battaglia. Non credo sia Miauscolo perché gli manca un po' il muscolo del suo nome, ma magari potrebbe essere una versione di Kit, il gattino, quello che stava sulla motocicletta, che è cresciuto e adesso è diventato Dark. Infine, come altra skin e ultima per adesso confermata 100% da tutti quanti, è Gwen Stacy, Ghost Spider, la tipa col vestito di Spider-Man bianco, rosa e nero che avete visto nel film di Spider-Man Into the Spider-Verse, non ricordo mai il titolo. Vabbè, questo personaggio qui dovrebbe tornare nel pass battaglia e potremo trovarlo nel pass proprio insieme a, si suppone, delle sue armi mitiche, cioè dei guanti versione Gwen Stacy. In più, come già abbiamo parlato nello scorso video, non so se vi avete visto, a proposito, iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati su tutte le novità, lasciate un like anche su questo video se volete supportarmi. Abbiamo parlato del fatto che possibilmente nel prossimo pass battaglia, il pass battaglia, scusate gioco di parole, sarà a versione quella OG, come si può dire. Ogni livello dà un oggetto, non ti daranno più stelline che dovrai spendere per riscattare quello che vuoi dalla tua pagina, ma ogni livello che fai ti sbloccherà un oggetto. Proprio come i vecchi tempi, cosa molto bella, ma allo stesso tempo molto brutta, dipende, ditemi voi nei commenti quale preferite. Io non so scegliere, in realtà mi vanno bene entrambi, l'importante è che ci siano skin belle. E parlando proprio di skin belle, c'è un'altra skin che è stata rumoreggiata che possa essere dentro il prossimo pass battaglia. Adesso vi mostrerò delle skin che sono state rilasciate dallo skin survey, che sarebbe questa specie di sondaggio che pubblica Epic Games, dove noi possiamo vedere dei concept di alcune skin che potrebbero arrivare poi nel gioco. Non sono confermate, devono essere scelte ovviamente dalla community. Abbiamo qui questo personaggio che viene ipotizzato che possa essere nel prossimo pass battaglia. Infatti la sua colorazione e il suo mantello sembra proprio rappresentare la melma metallica, fluorescente, berluccicosa, misteriosa che è nel teaser con la mano di Paradigma e che possiamo anche già trovare in game, ragazzi, perché nell'isola di Spawn, se voi fate bene attenzione,
potete trovare sulle passerelle vicino alla cassa del DJ e tutte le colorazioni per terra, potete trovare anche delle altre macchie, cioè queste qua con delle impronte del gente che ci è appena calpestato sopra e che si stanno espandendo, come se sta per arrivare questa melma misteriosa, magica, davvero bisogna dargli un nome perché non so come si può chiamare, e è già comparsa nel gioco, quindi il teaser sembra proprio essere sempre più confermato. In più, un'altra skin presa sempre dallo skin survey che potrebbe arrivare è questa qui, che sembra rappresentare Geno. Chi è Geno, per chi ancora non lo sa, è il cattivo della lore di Fortnite, quello che è il capo della dottoressa Sloan, che dirige l'ordine immaginario e ci sta facendo fare il loop dove dobbiamo menarci tutti quanti. Noi dobbiamo sconfiggerlo insieme ai sette. È lo stesso personaggio che abbiamo visto nell'evento finale della stagione 2 capitolo 3, dove c'era questo portale dove Jonesy e Fondazione si sono tuffati. Ovviamente lì lo vedevate che era tipo tutto rossastro, viola, con gli occhi malvagi e niente faccia perché era un'ombra praticamente. Ma abbiamo già visto la sua faccia in alcune foto di schermate caricamento, se non sbaglio, adesso ve le metterò qui in sovraimpressione. Questa skin che è stata trovata assomiglia, se si guarda bene, il colore dei capelli è il suo e anche della faccia, anche se il suo outfit rappresenta come un'armatura cavalieresca, magica, mistica, magari sarà una resitazione o la sua armatura da boss malvagio, non lo sappiamo. Potrebbe arrivare nella prossima stagione, come non potrebbe arrivare, o forse magari nella quinta, non si sa. Adesso vi porto a leggere il leak che è stato appena postato da 4chan. Cerco di riassumere. La stagione non sarà a tema Marvel, ma avrà tante Marvel collabs, collaborazioni con la Marvel. Quindi abbiamo Spider-Gwen e, come già abbiamo parlato molte altre volte, ci sarà la possibilità di avere l'armatura Hulkbuster come mecha, che potrebbe essere utilizzato, da quello che dicono nei file, non è confermato però, potrebbe essere una specie di mecha, ma non aggressivo, ma difensivo. Infatti potrà attivare una specie di barriera o proteggere gli alleati in qualche modo. Molto carino, dobbiamo vedere cosa faranno tirar fuori. Poi, l'intero bioma del lato in basso a sinistra, quindi il bioma dei funghi, del cascata della realtà e boschetto, sarà morto, sembra essiccato, e farà tornare la nebbia, ok? La melmina viola-blu che abbiamo visto si chiamerà Reality Sap, quindi sarà una specie di qualcosa della realtà, vedremo come la diranno in italiano, e si potrà trovare in questo bioma essiccato, morto, insomma come se fosse tipo andato in putrefazione tutto il bioma fatato, e sarà simile alla sabbia del capitolo 2 stagione 5, quindi dove noi potevamo entrare, nasconderci dentro questo mucchietto e tipo nuotare, scavare sottoterra e muoverci e poi sbucare. Bello, ma dice che se ci stiamo troppo tempo prenderemo danno. Ci sta, perché molta gente si camperava nella sabbia e non ci stava come cosa. Invece qui puoi starci per tot tempo, poi affoghi, potrebbe essere. Per l'evento di Halloween realizzeranno una modalità in zero build, Horde Rush, cioè le varie ondate di zombie, dove dei mostri, non sembrano confermati i mostri, quelli vecchi, probabilmente saranno nuovi, usciranno fuori da questa melma e noi dovremo distruggerli, ucciderli prima che arriveranno a questo faro che dovremo proteggere. Questo vuol dire che zone come Stretto Sono Lento, Logjam oppure Condo Canyon, che sono state modificate dalle radici, avranno anche loro la zona con i mostri, con la melma. Ok. Il punto zero sarà uscito dall'acqua, ma le radici dell'albero della realtà lo tirano in giù. Lo stanno tenendo intrappolato. Ok, va bene. La skin livello 100 del pass battaglia sarà Doom Guy. Ok, quindi il protagonista del gioco Doom, quindi sarà una skin leggenda dei videogiochi. Il personaggio che è stato rivelato alla fine del trailer del capitolo 3 stagione 3, quindi questo mostro con le foglie e i fiorellini in testa che controllava la palla, sarà la skin segreta della stagione. Ci sta, molto sensato, mi piace un botto vedere soprattutto una skin segreta finalmente, che è segreta e non è una collaborazione, grazie mille Epic Games. A quanto pare nel livello 1 del pass battaglia ci sarà la Renegade Rider, ma sarà un suo remake,
che è stato postato nel survey. Adesso vi metterò qua l'immagine. No. No. No, per piacere no. Non ce la faccio. Basta. A quanto pare ci sarà una skin meme, proprio come c'è un ipass battaglia, tipo la banana o il gatto, tutte quelle cose un po' goffe, strane e stupide, che sarà un uccello che avrà come glider, come deltaplano, la sua animazione dove usa le ali per volare, ok? Credo di aver già visto questa skin sempre in un survey di qualche anno fa. Adesso vi vedo se trovo l'immagine e ve la mostro. Dovrebbe essere una specie di pappagallo. Io qui non vedo l'immagine, quindi vedrò di fare della ricerca per me. Avrà una musica di lobby molto bella, ok? Grazie Licker che ci dice questa cosa qua. E a quanto pare sarà una specie di dio. Ma cosa vuol dire? Un dio uccello? Cosa vuol dire? Adesso vediamo un po' di analizzare quello che dicono che sarà il trailer della stagione. Inizia tutto con la skin dell'uccello di cui abbiamo parlato prima, che vola verso il punto zero, ma le radici dell'albero della realtà intrappolano il punto zero in una palla, vabbè, in senso che lo avvolgono, ok? Ma il punto zero cerca di combattere perché vuole liberarsi e uccide le radici. E a quanto pare fa ammalare tutte le radici che contaminano tutta l'isola dove ci sono le radici, ovviamente, e dove c'è la zona dell'albero. Quindi il punto zero uccide l'albero e tutta la sua zona, cioè, contaminandola di energia di morte. Dopo aver ucciso la zona dell'albero, uscirà una specie di pozzanghera di melma cattiva da cui usciranno dei mostri. Dopo questo, il personaggio della fine del trailer, quindi quello misterioso del trailer della stagione 3, uscirà, lei camminerà, quindi è una femmina, ok, vabbè, non si poteva intuire il genere. Camminerà verso la sfera e sarà seguita da dei mostri misteriosi. Ragazzi, io non ho altre novità da dirvi, se non che rimanete sintonizzati, iscrivetevi e passate anche su tutti quanti i miei social se volete rimanere sempre aggiornati. Seguitemi anche sul canale Viola se volete partecipare alle live per giocare ai tornei e passare una bella serata. Io vi aspetto tutti quanti nella prossima stagione o nel prossimo video leak. Mi raccomando, codice creatore Dave14 se andate a prendere il prossimo pass. Detto questo, ragazzi, grazie mille per la visione. Ditemi nei commenti cosa ne pensate e alla prossima.